sulle fonti TV, la nostra maratona dedicata all'8 marzo, live 24 ore. Siamo instancabili oggi perché è giusto che sia così, è un evento importante, abbiamo voluto e stiamo continuando a dare voce a vari protagonisti, a vari personaggi, ospiti che hanno avuto, insomma, il compito anche di raccontarci a seconda del loro lavoro, delle loro competenze, che cosa significa oggi la parità di genere, non solo quando si parla di donne, in generale quando si parla di meritocrazia. Questo è un altro aspetto che abbiamo voluto e che continueremo a mettere sul tavolo per approfondirlo proprio con i nostri ospiti. Allora, vi invito subito a leggere insieme a me il titolo di questa parte della diretta, Donne e spettacolo. Già messo così sarebbe stato inutile secondo me la seconda parte del titolo, quando lo stereotipo è pura ignoranza. Perché? Perché quando parliamo di donne e spettacolo, questo binomio porta a pensare, ovviamente nell'ignoranza più totale, è una parola che non mi preoccupa utilizzare, anzi la utilizzerò molto spesso, dicevo è un binomio che di per sé lascia intendere, vabbè, se una donna, soprattutto carina, lavora nel mondo dello spettacolo, forse non ha sostanza. È uno stereotipo che ci portiamo appresso da sempre e che da molti è concepito ancora oggi nel 2021. Sembrerà pazzesco, strano, ma soprattutto quando anche una donna a un certo punto non lavora più nel mondo dello spettacolo. Ora mi fermo qui perché è inutile fare tanti preamboli. Voglio subito presentare la mia ospite. Peraltro è anche una mia amica ed è anche una collega giornalista, Terry Schiavo. Ciao Terry, grazie per essere con me. Ma grazie a te e grazie a voi di Le Fonti TV per avermi invitato in questa maratona tutta al femminile realizzata da una Wonder Donna che sei tu e ti ringrazio infinitamente e pensata proprio per noi, per raccontarci a 360 gradi e raccontare anche quello che sono, come hai appena detto tu, gli stereotipi, i luoghi comuni quando si parla di donne. Poi ce n'è giusto un altro che è una chicca, che si riferisce a un post che ho pubblicato proprio ieri sera sui social, perché io amo lavorare con le donne, la mia squadra ideale è composta da donne e è molto apprezzato. Poi chiudo subito così Sì, poi ma partiamo figurati. con gli argomenti che abbiamo Lasciami la preparato. chicca per, diciamo, tra un po', no? Però fammi la premessa, assolutamente. Guarda, ti dico solo che è molto apprezzato quello che io ho scritto, quello che io ho dichiarato, che poi è quello che penso realmente, ma il commento più ricorrente da parte delle donne è difficile però lavorare con le donne. Anche questo è uno stereotipo, anche questo è un luogo comune da sfatare e anche questo è un piccolo scoglio, un piccolo ostacolo che noi donne dobbiamo superare e dobbiamo farlo per noi stesse. E poi ne parleremo anche di questo, perché non Va è vero che è bene. difficile lavorare con le donne. No, ma infatti ci arriviamo. Poi magari in modo provocatorio, però ti dirò una cosa anche su questo tipo. Ma allora, dobbiamo dire tante cose. Io parto dalla Terry Schiavo di oggi e dopo spiego anche perché. Perché poi io sono certa che tanti che ci stanno guardando ti conoscono, non avresti bisogno di presentazioni. Però parto dalla Terry Schiavo di oggi, che è una giornalista. Molto impegnata anche nel sociale, peraltro, appunto, non solo rispetto a tematiche di donne, ma in generale, quindi proprio sul territorio lavori con tante associazioni, proprio perché sei dentro il sociale. Sei attiva in politica anche perché, insomma, hai preso questa strada e quindi ancora si collega anche all'aspetto di prima, il sociale, il territorio, sei molto legata alla tua terra e cerchi, insieme al tuo team di risolvere anche delle problematiche che fanno parte proprio, del tuo territorio. Uso ancora questa parola. E la Terry Schiavo di oggi è una donna, appunto, completa a 360 gradi, una scrittrice perché è in uscita, peraltro, il tuo terzo libro, poi ce ne parli, non so, esce a breve, vero Terry? Siamo proprio in dirittura d'arrivo. Sì, manca poco. Vorrei insomma farlo uscire prima dell'estate. È in fase di bozza definitiva da rileggere per trovare eventuali ultimi refusi e poi vai in stampa. Ok, e poi sei anche opinionista, spesso intervieni in trasmissioni televisive proprio per parlare di tematiche legate all'attualità e alla politica, chiaramente di cui ti occupi. Perché ho voluto sottolineare questo aspetto, cioè la Terry Schiavo di oggi? Perché la Terry Schiavo di allora, cioè di, come possiamo dire, del passato, che poi sei sempre tu, insomma, perché tutti noi ci formiamo a seconda di quello che facciamo, indipendentemente da che parliamo
parliamo di un'attività che abbiamo fatto a 20 anni, 18, 16, siamo sempre noi, però insomma, a volte lo stereotipo nasce proprio da questa divisione che si fa. Terry Schiavo è una donna, è stata una donna di spettacolo, cioè tu Terry sei diventata proprio famosa attraverso la televisione perché hai preso parte a diversi programmi TV, ma possiamo citarne qualcuno, hai lavorato con Federica Panicucci a Unomania, dico bene, su Italia 1? Poi Sì. sempre su Italia 1 su Smile, sto leggendo insomma la pagina di Wikipedia, quindi potete leggerlo tutto. Poi sempre su Italia 1 hai fatto altri programmi, diciamo che ti ha consacrato forse Italia 1 come volto televisivo, no? Perché era fin dai tempi un canale molto giovane, quindi dava spazio proprio alle nuove leve, è corretto? È tutto corretto, io dopo una presentazione così potrei anche non aggiungere altro, ma No, adesso mi fermo, sto parlando anche troppo, ma perché ecco, e poi vabbè, hai lavorato anche in teatro, peraltro, non solo in televisione, insomma, diciamo che hai lavorato come showgirl, che è un termine che sembra brutto, ma non lo è. E faccio anche vedere questo libro, che è il libro che hai scritto tu, nel che anno era, Terry, questo? Aia, mi cogli impreparata perché credo più di 10 anni Più fa di il 10 anni primo fa, libro. sì, il Sì, primo stavo libro che hai cercando di guardare. scritto. Sì, questo è il primo. Stavo cercando di guardare dalla copertina, ma Volevo io ballare il Bunga Bunga anch'io, considerazione sì. semiserie di una showgirl, che vabbè, Bunga Bunga sappiamo che cos'è, no? È un po' lo scandalo che aveva interessato anche molte ragazze che lavorano nel mondo dello spettacolo. Allora, intanto, vabbè, giusto per partire da una domanda, è vero questo che la parola showgirl rimanda a qualcosa di negativo, Terry? Tu te la senti ancora addosso ti senti ancora addosso questo pregiudizio legato alla tua attività precedente, quella di donna dello spettacolo? E ti rispondo subito, vorrei solo aprire e chiudere una piccolissima parentesi sul libro e sul titolo, perché molte persone che non lo hanno letto, moltissime lo hanno letto e lo hanno apprezzato, molte persone che invece non lo hanno letto si sono fermate al titolo, che è volutamente provocatorio, che è stato scelto e deciso insieme agli editori proprio per lanciare un messaggio che è esattamente il contrario del libro. Intanto volevo ballare il bunga bunga anch'io, messo così significa a chi legge che ovviamente non l'ho mai ballato e non ho fatto mai parte di quelle indagini che poi sono finite in un fuoco di paglia, come tante indagini, se non che hanno danneggiato una serie di ragazze, alcune delle quali sono dovute andare a vivere all'estero per non essere appunto vittime degli haters, diciamo così. Al di là di questo, il titolo è volutamente provocatorio, ma il messaggio, e ricordo che il libro è romanzato, quindi c'è licenza autoriale di scrivere come quella del direttore che mi è stato chiesto, è vero che tu hai avuto un incontro con un direttore nudo? No, il libro è romanzato, quindi dovete prendere quello che c'è scritto come un romanzo, ma dovete leggere il messaggio che vuole dare questo libro, che vuole comunicare questo libro, e che è che senza gavetta e senza sacrifici non pensiate, e lo dico anche a tutte le ragazze di oggi, delle quali potrei essere zia, se non mamma addirittura, anche se non ho figli, non pensiate di prendere scorciatoie che sono quelle che possono derivare dai compromessi, perché quelle non vi portano da nessuna parte, perlomeno a lungo termine. Non pensiate che non abbiate bisogno di studiare, di formarvi e di crearvi una vera professione, perché fare televisione oggi, fare spettacolo oggi è una professione, bisogna saper comunicare, bisogna saper parlare, bisogna saper anche cantare se vuoi fare la cantante, ballare se vuoi fare la ballerina, recitare se vuoi fare l'attrice. Ma questa è una professione, non è un apparire che semplicemente vi porta a guadagnare soldi e alla celebrità, perché Sì. quello che voi scegliete tramite compromessi e quindi tramite scorciatoie davvero nuoce a voi, alla vostra personalità, alla vostra integrità, quindi scegliete la strada più lunga, ma scegliete di fare sacrifici e di alzarvi e guardarvi allo specchio sorridendovi la mattina. Questo è Certo. molto importante, questo è il messaggio del mio libro. Per tornare alla tua domanda, guarda, io credo che essere stata showgirl in passato, tra l'altro non ho mai terminato di condurre trasmissioni televisive perché a breve dovrei partire con un'altra trasmissione, non dico il canale, Ok. sono
Non nemmeno nulla sul format perché è ancora un po' tutto top secret, ma sarà sicuramente una trasmissione di attualità ed inchiesta che condurrò insieme a un altro collega. E quindi non ho mai smesso di condurre trasmissioni televisive. Diciamo che crescendo è cambiato il taglio. La Terry Showgirl aveva 20-25 anni, erano gli anni 90, gli anni 95. La Terry di oggi sta per compiere 51 anni. Quindi Certo. non sono cambiata, sono sempre io col mio vissuto, con i miei successi, con le mie sconfitte che mi hanno fatto cadere, che ringrazio perché mi hanno fortificato il carattere forse ancora di più dei successi. Sono sempre io, sono prima di tutto Terry Teresa. E quello che è il tuo lavoro non può definire quello che sei tu, perché essere una showgirl è un lavoro che io ho fatto, sono felice di aver lavorato nel mondo dello spettacolo a quell'età, sono felice oggi di occuparmi del sociale da più di 10 anni, perché la mia mission è proprio quella di cercare di migliorare un pochino il territorio e la vita Delle delle persone persone. che vivono sul nostro territorio, e per quello che secondo me il binomio sociale e politica, ovvero amministrazione del municipio, è imprescindibile, perché l'una deve andare a braccetto con l'altra. Quindi bisogna occuparsi sì del territorio, ma anche della qualità della vita delle persone. Però sono sempre io, non mi dispiace essere definita showgirl, mi dispiace quando, un po' per ignoranza, attenzione, qua sono bionda e Eh qua sì, è infatti tanti anni fa. intanto vediamo mentre tu parli delle foto che Sì. insomma fanno parte della tua carriera, prima ti avevo visto anche con Lele Mora, insomma la gente dei VIP, adesso qua sei bionda, ma infatti quando tu lavoravi su Italia 1 eri bionda, vero? Perché non eri Mora, infatti, va bene. Io sono stata bionda dai 20 anni, per tanti anni, perché in realtà il mio modello di donna erano le Charlie Sangers, Ah, mamma, e mi ecco, piaceva tantissimo. Insomma, amavo Jill e Chris, siccome io poi Ok. avrei voluto diventare una poliziotta, un'investigatrice Non privata. lo sapevo. Questo era il mio sogno da bambina, sai, molte sognano di fare la ballerina, io sognavo di diventare investigatrice privata o poliziotta. E i miei modelli erano Jill e Chris delle Charlie's Angels, perciò quando ho potuto, a 18 anni, ricordo che la prima decolorazione fu devastante, perché decolorai i capelli per diventare bionda, si spezzarono tutti, quando ho potuto decidere da sola, senza i divieti dei miei genitori, che ringrazio tutt'oggi per avermi messo dei paletti, per avermi imposto e detto tanti no, perché se io sono quella persona e quella donna dal carattere forte che ho, perché nella vita, pur diciamo incassando molti colpi bassi perché arrivano, e soprattutto alle donne, e devo dire purtroppo ahimè anche da parte delle donne, perché dobbiamo imparare a diventare solidali davvero, a fare squadra, a Ah sì. sostenerci a vicenda. E questo è il primo salto, il primo balzo in avanti culturale che dovremmo fare, ed è importante per noi. E comunque dicevo che nonostante i colpi bassi, io devo ringraziare moltissimo i miei genitori per essere diventata quella che sono. Non mi dà fastidio essere chiamata showgirl né ex showgirl, perché sono stata showgirl. Mi dà fastidio quando, per cattiveria, dicevo, tu Sì. definisci ignoranza, io dico che c'è anche un po' di cattiveria, credo. Beh, sì, assolutamente. Beh, però sai, quando la cattiveria sfocia proprio in esternazione, vuol dire che c'è anche un po' di ignoranza, Terry, perché sai, la cattiveria non è mai una cosa positiva, chiaramente, su quello siamo d'accordo, però magari accompagnata da un minimo di coscienza e di intelligenza non diventa mai eccessiva, no? Come tutte le cose. Però assolutamente, accolgo volentieri l'unione di queste due parole, ignoranza e cattiveria, sono d'accordo. Che sono pericolose per chi è cattivo e ignorante, oltretutto, sono pericolose anche per quelli che poi sono i bersagli delle loro cattiverie, della loro cattiveria e della loro ignoranza, perché sappiamo oggi che gli haters, il bullismo, il cyberbullismo sono esistenti, reali e molto pericolosi. È tutta una fetta di cose che noi dobbiamo assolutamente denunciare. E una volta denunciato, basta ignorare e archiviato, perché quelle persone non fanno altro che immettere dentro i bersagli di queste cattiverie il seme del dubbio, il seme del ma forse è colpa mia, il seme del ho sbagliato io. No, queste persone sono persone che vanno denunciate,
Certo. applicate immediatamente. Allora ti dicevo, nel momento in cui si dice che un ex showgirl o una qualsiasi altra persona che ha lavorato nel mondo dello spettacolo non possa, col tempo crescendo, lavorando, formandosi, informandosi, studiando, dedicarsi, come sto facendo io ormai da 10 anni, al volontariato e da ormai 5 e alla politica come amministrazione, come amministratrice locale, ma in realtà in politica sono da forse 7-8 anni, che una ex showgirl non possa permettersi di dedicarsi ad altro nella vita, o anche diventare giornalista, sono diventata giornalista nel 2010. Chi ti mette dei paletti e chi ti mette dei divieti, sminuendoti o cercando di, attraverso il tuo passato, definire il tuo presente, quello che sei, raccontare quello che sei oggi senza saperlo, a me personalmente non ferisce perché ho imparato a farmi scivolare le cose addosso. Ok, Il problema beh. potrebbero esserci delle donne un pochino più fragili, un pochino più sensibili e che potrebbero rimanerci male e di conseguenza mettere in dubbio tutto il loro operato e la loro personalità e tutto quello che stanno facendo di buono. Quindi io dico a queste persone che magari per ignoranza e cattiveria amano etichettare e definire, pensateci 10 volte, 20 volte, anche di più. Perché è sempre sbagliato, chiunque lo faccia, etichettare è una cosa che trovo assurda Sì, e soprattutto guarda, io stupida. ci metto anche un'altra parola, abbiamo detto ignoranza, cattiveria, invidia. Allora, ti dirò anche di più, e poi, Brava! esatto, ti dirò di più, io lo dico senza problemi, guarda, io se devo dire una cosa la dico, poi uno può dire ha ragione, non ha ragione, non mi interessa. Ti dirò anche di più, per poi arrivare anche a salutarti, ricordando appunto le cose più importanti che abbiamo detto. Tu hai dato degli ottimi insegnamenti, ma a me quello che fa proprio imbestialire è che, appunto, si etichetti come già hai rimarcato tu, quindi è inutile che lo dica io, che appunto se in passato, quando si è giovani, no, si fanno delle attività legate all'aspetto fisico, perché magari madre natura è stata buona con le persone di No. riferimento, allora vuol dire che vabbè, ha fatto quello, ha fatto la showgirl, ha fatto il concorso di bellezza, vuol dire che non ha niente nella zucca. Ecco, mi fa imbestialire questo, ma soprattutto però questa cosa viene spesso detta da altre donne, quindi io lo dico, mi dispiace se poi purtroppo devo fare anche un mea culpa, mi metto in mezzo anch'io nei confronti della categoria femminile, spesso l'invidia arriva proprio da lì. E quindi insomma, e poi ci sono donne che quando hanno fatto magari dei lavori legati all'aspetto fisico in età giovanile si vergognano di dirlo quando sono adulti, ma perché? Perché ci sono questi stereotipi legati proprio a questo, e per dimostrarti che invece a me non importa nulla, e anche per solidarietà nei tuoi confronti, perché so che tu ricevi purtroppo queste dichiarazioni, proprio perché fai politica, a volte ti viene detto, ah vabbè, ma addirittura viene candidata una ex showgirl, no? Che insomma, io volevo mostrare una cosa che mi riguarda. Adesso guardate, guardate regia, qualcuno lo sa, ma non mi interessa, chi non sa, questa sono io quando avevo 18 anni e che ho partecipato al concorso di Miss Italia, ok? E io non mi vergogno assolutamente di dirlo che ho partecipato al concorso di Miss Italia. Probabilmente qualcuno penserà, beh, ma allora vuol dire che non ha. Poi però ho studiato, ho fatto altro e voglio dire, parliamo di un'età diversa rispetto a quella che ho oggi. Questo per dire che le due cose possono andare di pari passo, no? È retorico, Terry, però credo che forse non sia ancora entrato nella testa delle persone, di molte persone che parlano di questi temi. Assolutamente Adesso tolgo d'accordo. però la mia foto, basta, perché mettiamo quella di Terry che è la protagonista, vai. Sì, bellissima. Io non sapevo peraltro che la mia amica Wonder Manu avesse partecipato a Miss Italia e sono orgogliosa di averti come amica, orgogliosa di conoscerti. Io credo che sia assolutamente sbagliato vergognarsi di quello che si è fatto nella vita, di quello che si è stati nella vita. Se una persona ha lavorato nel mondo dello spettacolo deve esserne orgogliosa. Chi cerca di far vergognare e di farti sentire in colpa è proprio lui, quella persona o lei, che dovrebbe sentirsi in colpa e credo anche andare un pochino in analisi per risolversi questi suoi problemi, perché non è Bene. mai perfetto che si deve Sì. vergognare, ma
chi cerca attraverso messaggi brutti, squallidi, dei cosiddetti haters, che dovrebbe invece farsi una domanda e darsi una risposta. Allora io ribadisco, a meno che non si leda un'altra persona e non si vada a fare del male proprio ad un'altra persona o a se stessi, io non vedo perché una persona debba vergognarsi del proprio passato e dei propri trascorsi. E basta perché ne abbiamo due palle piene di tutta sta gente Oh no, che guarda, si grazie. incazza. Beh, guarda, sono momento perché dobbiamo stare svegli durante questa maratona e ci sta. E poi io l'ho detto Perché è l'unica, eh? fin dalle prime battute della mattinata, no retorica, quello che bisogna dire, bisogna dire. Hai detto bene tu, basta, cioè non se ne può più di girare intorno alle questioni. Allora, Terry, io ti saluto. Ricordiamo, insomma, se qualcuno pensa che Terry Schiavo sia solo una showgirl, vada a leggersi tutto quello che ha fatto, perché prima di parlare bisogna saperle le cose. Questo vale per tutto, se no forse è meglio tacere, che il silenzio ogni tanto è d'oro. Giusto per non essere retorici, ma detto questo, e poi aspettiamo con ansia il tuo libro, appena ce l'hai ovviamente fammelo avere, che così insomma magari sarà l'occasione buona per parlarne nuovamente sulle fonti TV. Assolutamente, lo farò, ti ringrazio, vi ringrazio insomma per avermi ospitata e rinnovo veramente tanti tanti auguri a tutte le donne e impariamo a fare squadra. Mi raccomando, è importante e fondamentale per noi, per diventare sempre più forti e per crescere. Perché no? Perché ce lo meritiamo. Brava, ce lo meritiamo. Grazie Terry Schiavo, è stato un piacere averti ospite. A presto, buon proseguimento. Grazie. Grazie, grazie. Anche, insomma, io ringrazio anche i miei ospiti che hanno accettato di partecipare alla nostra maratona in orari abbastanza difficili, però così è, la maratona è questa. Noi continuiamo, torniamo tra poco.